Febo, si parla ancora degli istituti riuniti di Chieti, c'è una situazione non facile, ci sono state, come avete detto anche questa mattina in conferenza stampa, delle dimissioni a catena negli ultimi tempi, ci sono anche problemi di fondi, andare avanti non è semplice, voi chiedete chiarezza ed anche risposte certe. A noi ci sembra che non ci sia la voglia di farci conoscere gli atti che vengono prodotti, c'è un designato da parte del centrodestra, perché è un organo fatto da 3 membri, 2 toccano la maggioranza, 1 alla minoranza, il nostro membro non viene riconosciuto, 2 anni fa perché era, secondo qualcuno, era incompatibile, abbiamo dimostrato con il ricorso all'ANAC che è compatibile, allora non viene ratificato. Contemporaneamente altri membri che vengono nominati si dimettono, ieri in settimana si sono dimessi anche i revisori, la situazione debitoria nei confronti dei fornitori delle banche è all'esasperazione, vorremmo avere chiarezza, non vengono pubblicate tutte le delibere sul sito e sull'albo operatorio, vengono segretate numerose determine soprattutto per quelle che sono proroghe di appalti, e questo chiaramente non si può fare tecnicamente perché bisogna fare le gare per le forniture, per le consulenze, eventualmente per le assunzioni. Ecco cosa stiamo denunciando, soprattutto ci preoccupa che un istituto che ha a Chieti è riconosciuto da tutti come un ente benefattore venga portato all'esasperazione e magari ci siano altri interessi. Quindi a questo punto, secondo voi, cosa bisognerebbe fare? Bisogna immediatamente riportare gli organi, legalizzare gli organi, quindi portare gli organi al numero perfetto, che viene così come le norme prevedono, e soprattutto procedere all'ASP definitivamente così come la legge procede. Immediatamente dopo credo che tutte le problematiche si possano risolvere.